E quello che state ascoltando con questa musica molto delicata e giapponese nelle orecchie è Fambo. No, Fambo, tutti più vicini. Tutti più vicini stasera, sì. Sì, è vero, stasera facciamo un quadretto tutti ravvicinati. E ci vedete anche con una webcam nuova che abbiamo comprato con i soldi che ci avete regalato voi. Con una luce nuova che ci avete regalato voi. E con un manuale che ci avete regalato Che voi. Figata quella cosa lì. Ci hanno regalata loro? Beh, con i soldi che ci hanno regalato loro. Sì. La lampada poi l'ho scelta io. C'è pure la livella. Sì, la livella dipende dal... La livella ti sei accorto che il pavimento di casa tua c'ha tipo un'inclinazione di 30 gradi. No, per fortuna mia no. Per fortuna mia no. E quello che state ascoltando è Fumble, che è il primo podcast di giochi di ruolo dal vivo in italiano. Fumble Sama. Fumble Sama. Fumble Sama. Il clan Fumble. Fumble Sama. Della famiglia Fumble Moto. Bello. Due cose veloci su Fumble: ci trovate su fumblegdr.it e su qwerty.it. Ci potete seguire in diretta se già non lo state facendo, come è probabile che facciate, perché se no non mi sentireste dire questa cosa, su Facebook e su Spreaker, o settimana prossima se ci state ascoltando non in diretta. I nostri video vanno in diretta sulla pagina di Facebook, il podcast va in diretta su Spreaker e lo potete sentire dall'app di Spreaker. Su QWERTY.it e su FumbleGDR.it potete anche diventare soci di QWERTY, fare delle donazioni con cui compriamo apparecchiatura e giochi, come questo bellissimo manuale della leggenda dei Cinque Anelli che inizieremo tra poco ad usare. Ciao Corrado, che è la prima volta che ci segue in diretta. E Corsian. Se siete già soci, se siete già dei donatori, innanzitutto potete usare la Fumble Board, che è quella musica che sentite, viene dalla Fumble Board. Mm-hmm. La password è stata spedita per newsletter, quindi se... È Fumble Now? No. Fumble Sama? No. Side Quest Kun? No. Se siete dei nuovi donatori o dei nuovi soci e non avete quindi ricevuto ancora la password per accedere alla Fumble Board, scrivete a gamemaster@fumblegdr.it. Quanto ce la meniamo? gamemaster@fumblegdr.it. Io me la meno. Ah, ok. È la mia mail, okay. Di Fumble. Sono il game master, sì. E quindi può. Questa sera appunto iniziamo a giocare alla leggenda dei Cinque Anelli, o meglio a fare i personaggi per la leggenda. Come dei si chiama Cinque il Anelli? Game master nella leggenda dei Cinque Anelli? Game master. Lo chiamano game master? Sì. Vedi, gamemaster@fumblegdr.it. Appropriato, l'hai cambiata. Prima era Dungeon Master, prima era un narratore. c'è anche tessitore. Tessitore@fumblegdr.it. E iniziamo a fare i personaggi di La leggenda dei Cinque Anelli. Dicevo che è un gioco di ruolo che ormai ha quasi 20 anni, 20 e qualcosa. Praticamente c'ha l'età di Ray of Light di Madonna. Esatto, questa però è la quarta edizione. È nato prima come gioco di carte. E dato che è diventato talmente grosso il gioco di carte da avere una bella dose di... Che hanno ingrandito le carte. Sì, praticamente hanno ingrandito le carte. Non credo l'evoluzione sia stata questa, però... No. Dato che i tornei di La leggenda dei Cinque Anelli hanno portato avanti il mondo, cambiando, e quello che succedeva nei tornei diventava la realtà del mondo della leggenda dei Cinque Anelli. Ah, figo! Allora hanno poi fatto il gioco di ruolo. Adesso... Pensate facessero questo, come si chiama il gioco, quello da tavolo che abbiamo fatto, come quel gioco... Dove prendi samurai, prendi castelli con i dadi. Age of War. Se lo facessero con Age of War cambierebbe tipo ogni 20 minuti. Secondi, sì, esatto. La leggenda dei Cinque Anelli, a cui giochiamo noi, è la quarta edizione. Su 5 che ne sta uscendo. Ok, quindi 4 su uscite. 4 uscite e giocabili. 5 c'è la beta testabile. Okay. Adesso è stato preso dalla Fantasy Flight, come tutto praticamente. Ma, quindi ci ritroveremo dentro le illustrazioni di Cthulhu. Assolutamente. Modificate, sì. Tipo con l'armatura da samurai, le katane. Ma... E il gioco di carte è diventato da gioco di carte collezionabili a LCG. Per annullare il dislivello tra chi ha i soldi e chi non ce li ha, quindi rendere più democratici i tornei. Beh, mi sembra poco attuale come cosa, però va bene. No, poco attuale, questa cosa dei soldi. Di solito uno se li tiene e cerca di fare più soldi possibili. Magic! Ma dato che la leggenda dei Cinque Anelli non è della Wizard of the Coast che cerca di venderti burro e sua sorella,
ma è della Fantasy Flight che cerca di venderti tutte le espansioni possibili, vedi che le cose si bilanciano. E ricordati però che se sei la serie puoi comprare su D&D Beyond, devi ricomprarla, esatto, anche se è la cartacea, perché... Chiaro. La versione a cui giochiamo noi è appunto la quarta edizione, e la quarta edizione si gioca con i dadi da 10 e ha una meccanica che è abbastanza particolare della leggenda dei 5 anelli, per cui la quantità di dadi che tiri non è la quantità di dadi che tieni, infatti si chiama keep il sistema, perché ne lanci 5 e ne tieni 2 a seconda delle tue caratteristiche. Ma li scegli tu? Quelli da tenere, okay, di quei che hai tirato, sì. Quindi c'hai un pool e ti puoi scegliere quelli migliori per la situazione. Esatto. Ci sono delle classi di difficoltà da superare per tutte le prove. Statiche o decise dal master? Decise dal master nella maggior parte dei casi. Poi in combattimento, ad esempio, la difesa è quella dell'avversario, eccetera, okay, eccetera. C'è un altro sistema che si appoggia al tenere i dadi, che sono i rilanci, i raise in inglese, per cui tu puoi cercare praticamente di fare degli stunt o delle cose in più rispetto al tiro base, aumentando la difficoltà del tiro. Ok. Alcune classi hanno dei rilanci gratis, dei bonus. Ad esempio, magari, gli Shugenja, che sono i maghi, più o meno, di ogni singola scuola, è probabile che abbiano dei rilanci per quello a cui sono più affini. Quindi magari quello del clan della volpe, che ha a che fare con gli animali, quando lancia degli incantesimi per entrare in contatto con gli spiriti degli animali, ha un rilancio gratis. Okay. O cose di questo genere. E un rilancio è ritiri tutto e aggiungi? No, un rilancio è aumento, è praticamente alzi la posta in gioco, aumenti la difficoltà del tiro da fare, però se riesci fai delle cose fighe. E cosa cambia? C'è gratuito e non gratuito? Che se no ti costa qualcosa fare il rilancio? Un più 5 alla classe di difficoltà. Ok, e se ce l'ho gratuito? Fai un rilancio senza aumentare la difficoltà. Ok, quindi posso fare lo stunt senza far diventare più difficile il tiro. Okay. Esatto. C'è però un limite di rilanci che puoi fare sui tiri, perché sennò potresti dire faccio 50 rilanci, cioè, ma quindi è il rilancio nel termine quasi pokeristico, sì, non rilancio un tiro di nuovi dadi. No, è un rilancio nel senso pokeristico del raise. Infatti in inglese sono raise. Posso fare come Manto quando ha preso la meteora, che ha fatto fold, ha passato. Esatto, e ha preso una meteora in faccia. Ah, ecco, non credo abbia fatto fold. Sì, ha fold, sì, nel senso che si è piegato su se stesso, si è accartocciato. Oppure magari ha fatto all in con un 2 e un 3. No, con un 2 e un 9. Si chiama la leggenda dei 5 anelli perché gli anelli rappresentano gli elementi, e rappresentano questi elementi anche le vostre caratteristiche principali, gli attributi. Ogni attributo sono legati degli altri due sottoattributi. Tranne il vuoto, come al solito. Tranne il vuoto. Il vuoto è l'anello, quello che serve per le cose più strane, quello legato alle cose mistiche, al mondo che non si vede e altre cose di questo genere. Ovviamente i quattro elementi sono terra, aria, acqua e fuoco, e a questi sono associati la resistenza e la forza di volontà. La terra è l'elemento che rappresenta la stabilità, la solidità, quindi ogni attributo ha due sottoattributi che rappresentano quello fisico e quello mentale di quell'elemento. L'acqua è forza e percezione. L'aria sono riflessi e coscienza di quello che c'è intorno. Esatto. Però non so. Non è percezione nel senso di vedo le cose, ma è di mi rendo conto sì, di. Viene usata anche per consapevolezza. Ecco, bravo, consapevolezza. Awareness. Il fuoco è agilità e intelligenza, quindi acume, e poi il vuoto appunto non rappresenta nulla se non se stesso. Wow, È molto poetica come cosa. Ogni personaggio deve come prima cosa scegliere un clan di appartenenza. Ci sono diversi clan, ce ne sono 8 principali più una quantità di smisurata di secondari. Esatto, alcuni non dovrebbero più esistere nel canon di La Leggenda dei 5 Anelli, ma ti dicono se voi piacciono usateli lo stesso, chi se ne frega. Gli 8 clan principali corrispondono agli 8 guerrieri che per primi hanno combattuto Fuleng, il dio malvagio, e l'hanno sconfitto rinchiudendolo
praticamente nell'inferno di Rokugan. Delle anime incatenate. Jigoku. E questi clan sono il clan del granchio, che sono quelli a difesa del muro che divide l'impero dalle terre d'ombra. Il clan della cicogna, che è quello più di cortigiani, sono quelli più vicini alla corte imperiale, molto politici. Aristocratici. Siete tutti aristocratici, perché i samurai sono tutti aristocratici. Giusto, siamo ricchi di partenza. Poi c'è il clan del drago, che sono quelli un po' più mistici, spirituali, vicino ai monaci, e molto portati al miglioramento personale e quindi del clan. Mm-hmm. Il clan del leone sono i più coraggiosi e quelli che stanno in prima linea a difendere l'imperatore, anzi l'imperatrice ormai. Ha un ventaglio a forma di leone? Sì, è un'arma cinese il ventaglio. Ah. Rokugan è un misto tra Giappone, Cina e Corea. L'ho preso un po'. Quello che piaceva è stato preso. C'è il clan della Mantide, di cui ovviamente farà parte Manto quando verrà a giocare con Mantis. Noi. Mantis! Che sono i pirati di Rokugan, ma i pirati buoni, quelli che difendono il mare dell'impero dagli invasori. Ok, Genji. Stavo per dire Grimdai needs you, ma no. Speriamo di no. Il clan della Fenice sono gli inquisitori e quelli più esperti di magia e più vicini a un certo tipo di spiriti, quindi... Poi c'è il clan degli scorpioni, che sono le spie, e infatti portano delle maschere come simbolo del proprio clan per nascondere la propria identità e le proprie intenzioni, e sono i ninja, tra le altre cose. Okay. E poi c'è il clan degli unicorni, che sono... Fan di My Little Pony. Sì, sono il clan, l'unico clan che possiede effettivamente dei cavalli. I My Little Pony. Immaginavo il clan di La Thunder. No. E sono un clan un po' particolare, perché a un certo punto nella storia dell'impero se ne sono andati fuori dall'impero e poi sono tornati dopo secoli, quindi vengono ogni tanto visti un po' male. Strani. Perché hanno un sacco di modi di fare non tipici dell'impero, sono gli stranieri all'interno dell'impero. Più ovviamente ci sono un sacco di altri piccoli sottoclan più o meno stabili. E il clan del ragno, che è un clan altrettanto particolare, perché è un clan fatto da samurai che però sono legati al mondo delle ombre. Ok. È una roba un po' strana. Il motto del clan del ragno è di accersi che sono stata io, no? Esatto, sì, assolutamente. Quindi... Non so come sia in giapponese, ma... non lo so. Omae wa mo shinderu. Nani? Zawarudo. Voi dovreste già aver deciso il vostro clan, se non sbaglio. Yes, non l'hai citato, ma... Perché è un piccolo sottoclan. Io non l'ho deciso perché mi sono fidato. E ti sei fidato di me, quindi sei uno del clan del drago. Io questa sera, dato che... Gianni non c'è perché ieri è nata sua figlia e gli facciamo tanti auguri. Il suo personaggio lo faccio io, così mi metto anch'io a fare mi sporco le mani insieme a voi per fare un personaggio. E quanto sei ferrato da 1 a 10 nel fare il personaggio? È il primo personaggio che faccio. Ma teoricamente? Teoricamente abbastanza, nel senso che me lo sono letto più volte il manuale, quindi... Dovrei almeno starci dietro. No, lo chiedo solamente perché qua noi due non l'abbiamo probabilmente neanche visto. No, tu un po' sì. Sì, io qualche... sono arrivato alla meccanica. Io ho scoperto oggi che siete venuti da 10. Però. Perché sei una persona terribile. No, perché io mi metto nei panni dell'ascoltatore. Ci vuole quello che non sa niente per vedere se capisce. Mm-hmm. Io la mia giustificazione non ho internet a casa. Beh, vedi, scuse. E infatti ti ho dato il manuale fisico, quindi non hai nemmeno quella scusa. Allora, iniziate a segnare sulla scheda il clan di cui fate parte. Il mio è Kitsune. Kitsune, che sarebbe la volpe. Drago! Invece Gianni è del granchio, che sono quelli... Il personaggio è un tipo tale baby metal. Un po' rozzi, ma forti. Tre ascoltatori sono disconnessi. Non ho capito quello che hai detto, quindi forse si connetta. Meglio che tu non abbia capito nulla. La seconda cosa che dovete scegliere è la famiglia di cui fate parte, che va insieme al clan. La famiglia di cui fate parte
definisce quale degli elementi avrà un bonus rispetto alle statistiche base. A me interessava sapere quali erano gli elementi degli Shamashalaya del Candravolpe. Gli Shugenja, non gli sì. Shalalaya. Ah, ecco, infatti, che cazzo stai appena detto? E il clan dei Kitsune è talmente piccolo che ha una sola famiglia, quindi ti attacchi. Ah, ok. No, perché mi ricordo che però erano specializzati su una cosa. Sì, sono specializzati. Sì, il clan dovrebbe essere un insieme di famiglie, ma alcuni clan sono o famiglie che se ne sono andate da un clan o vassalle. Esatto, quindi sono gente. Dei piccoli clan, ma fatti da una, magari solo due famiglie. I Kitsune hanno la famiglia Kitsune. Molto semplice. E la famiglia dove la segno? Di fianco al clan. Ah, ok. Perché ha la stessa importanza. La famiglia è? Kitsune. Difatti ho scritto Kitsune Volpe. In realtà mi ero fatto la traduzione, ma mi ero portato avanti. E hai un più uno in willpower, quindi in forza di volontà. Ok. Il... Quindi ti danno delle stat le famiglie, sono tipo la razza. Sì, volendo vedere accorpando la D&D sì. È la razza. Dato che siete tutti umani, la razza chiaro. Non avrebbe senso e quindi viene sostituita da questo. Tu invece, che sei del clan del drago e volevi fare lo Shugenja pure tu, giusto? Perché chi altro lo vuole fare? Io. Ah, vabbè. In realtà tu avresti due possibilità a questo punto. O fare lo Shugenja o fare il monaco, perché è l'unico clan che ha un ordine di monaci suo. Altri monaci sono. Io non ho problemi a fare le due, anche perché magari vediamo come funziona. Vi spiego un po' la differenza tra uno e l'altro. Gli Shugenja sono proprio i maghi, per cui chiedono agli spiriti degli elementi, delle cose, del fiume, della montagna, eccetera, eccetera, di fare qualche cosa per loro. In cambio, in genere, o di un sacrificio, di una candela accesa la sera davanti all'altare, o di un favore che dovrà essere restituito, bla, una moneta gettata nel fiume a mezzanotte. Tutti gli incantesimi che uno Shugenja ha sono delle preghiere, in realtà, fatte ai kami, che sono gli spiriti delle cose. La famiglia del drago che si occupa di magia si occupa in particolare di plasmare gli elementi ed è molto simile a un alchimista come genere di cose. Invece l'ordine dei Togashi, che è la famiglia di monaci, non è proprio una famiglia, è un ordine monastico, che a quanto ho capito è uno dei pochi che ha l'ordine, cioè tra tutti i clan è uno degli unici che c'ha i monaci. Gli altri monaci, cioè gli altri clan, non hanno un ordine proprio di monaci. I monaci sono delle persone che non sono nobili, che però sono vicine agli dei, sono le guide spirituali, sono però non fanno parte del clan dei samurai. Loro sono gli unici che hanno un loro proprio ordine monastico e prendono poteri dai tatuaggi che si incidono addosso. Figo. Sono molto centrati sul un po' sul combattimento, un po' sulla meditazione, quindi hanno delle cose un po' particolari. Tipo? Cose particolari? Tipo, ad esempio, c'è una quantità di tatuaggi, sono due pagine di tatuaggi, però per dire, ad esempio, la fenice è uno dei tatuaggi che puoi avere, la fenice. La fenice non può mai essere realmente sconfitta, rialzandosi dalle ceneri per rinascere ogni volta. Se hai almeno un punto vuoto che non è ancora stato speso, puoi triggerare questo tatuaggio. Quando lo fai, riduci le tue ferite, praticamente, spendi tutti i punti vuoto che ti sono rimasti e guarisci di un numero pari al numero di punti vuoto che hai. Tipo speso. La stand. Oppure per dire quello della montagna, la montagna eterna e inamovibile, quando usi questo tatuaggio le penalità delle tue ferite vengono ridotte dal rank che hai nel tatuaggio. E per fare un tatuaggio come funziona? Prendi un ago dell'inchiostro. No, magari c'è un rituale. Ragazzi, l'inchiostro so anch'io. Sì, c'è un rituale. Dell'ago no, non lo sapevi invece. No, oh, ma ora non so come si fanno i tatuaggi. C'è un rituale, anche perché l'avanzamento è una cosa un po' da fare con criterio nei momenti in cui è giusto farlo.
Okay. Cioè, avete dei punti esperienza che potete prendere e usare per comprare cose e avanzare praticamente di rank. Mm-hmm. Quando lo fate, tu ad esempio ti farai un nuovo tatuaggio. Ok, dai, non è proviamo. Non in mezzo al combattimento. No, non in mezzo al combattimento. In mezzo al combattimento puoi scegliere di attivare un tatuaggio. Ok. Cambiamo, se no ricrasco nell'alchimista pazzo. Ok, e allora la tua famiglia è Togashi e hai un più uno al vuoto. Ok. Questo mi metto qua con le cose del clan della volpe. Allora, dopo aver scelto la vostra famiglia, ma in realtà bisogna ancora scegliere la famiglia di del personaggio di Gianni. Mm-hmm. E il clan del granchio. Ecco, esatto, l'inferno degli appesi a testa in giù, non degli incatenati di sovrappeso. Allora, dicevamo, eccolo qua. Il personaggio di Gianni sarà della famiglia Hida, che sono i guerrieri del clan del granchio. Granchio. Il clan del granchio è quello un po' più burbero e perché è abituato ad avere tutti i giorni a che fare con mostri che cercano di assalire l'impero da fuori. Quindi guardano un po' meno l'etichetta rispetto ad altri clan. Si fanno meno problemi, ad esempio, a toccare cose. Perché il clan del granchio? Perché il granchio? Perché sono quelli che sono arrivati a questo punto della storia. Dopo tutta la storia, prima c'era il pesce palla. No, il clan del granchio è stato fondato dal fondatore del clan del granchio, che ha scelto il granchio come simbolo del suo clan. Ma non saprei dirti perché abbia scelto. No, perché ci sono sempre tipo fanno sì, ok. La cicogna, il granchio, perché non la gru invece che la cicogna? O il perché hanno scelto così? Il granchio perché? Perché ha il guscio rigido delle tenaglie, quindi è quello che difende il... dell'armadillo, non so se ci sono armadilli lì, quindi no, non credo. Cioè, i famosi armadilli. Cioè, lo sterco, no, come si chiama? Lo sterco raro, quei vermi che si appallottolano. Clan del verme che si appallottola. Ok, del mille piedi. No, sono quelli che hanno il guscio che diventano poi delle sfere che ci sono ogni tanto d'estate in campagna. Vabbè. No. Io ce li ho presenti, ma non so come si chiamano. Non so neanche io come si chiamano. Sono tre mesi i vermi che sta pallotto. E intanto per rispondere a Luca che fa una precisazione sul nome del clan di Roberto, dicendo che dovrebbe essere più Kitsune invece che Kitsune, in realtà potrebbe anche essere Kitsune perché l'accento in giapponese è un po' mobile. Ma non sempre rispetto le baby metal lo cantano come Kitsune, quindi prenditela con le baby metal e visto che sono ragazzine non puoi farlo. Ah, forse una non è più minorenne, vabbè, e di fatto dopo fuori dal gruppo perché possono essere solo minorenni nei gruppi pop metal giapponesi. Dopo aver scelto la famiglia, dalla famiglia dipende anche la scuola e la scuola. Cioè, ad esempio del clan del granchio della famiglia Hida è una e una sola, quindi è facile. Che? Ed è la scuola Hida. Che la scuola è la scuola di arti marziali? No, sì, la scuola è praticamente che cosa ti sei addestrato a fare. È più la tua classe. Lui ad esempio è un guerriero. Le classi più o meno sono quattro. C'è il monaco, che è l'unico esempio vivente in questo momento, è lui. Lo Shugenja, che sono i maghi, i Bushi, che sono i guerrieri, e i cortigiani, che sono okay, quelli però, che puntano sul canis. La scuola Hida è quella, in teoria, da loro specifica solo a quel clan, però. Sì, 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 ogni clan ha le sue... Ha il suo nome, ha le sue cose. Tu, ad esempio, il clan della... Tipo i guerrieri del Kitsune, si chiama? No, non ci sono i guerrieri del Kitsune, perché è un clan talmente piccolo che si addestrano tutti solo ad essere... degli Shugenja dozzinali. Infatti tu sei Kitsune Shugenja School. Facile tu sei dell'ordine tatuato. Anch'io c'ho un ordine solo? Nel drago, nel sì. Drago? No, era per far sapere. Non si scrive Shugenja, S-H-U-G-N-J, no? Sì. E poi A? Sì, Shugenja. Qualcuno propone anche il clan dell'ornitorinco. Sì, il clan dell'ornitorinco. Se volete farlo... Beh, il clan del fugu ci stava. Verrete presi in giro. Sì, probabilmente sì. Che il clan del tonno. Il clan degli ocorni, già che ci siamo. Come si chiama il tonno in giapponese? Il tonno in questo momento non mi viene in mente. Il tonno. Ti so dire il salmone, che è sake. Ok. Se no, Abby e gambero, il clan Abby.
Il can del gambero ci sta in realtà, molto abbastanza, cioè ci sarebbe in realtà. Ma introduttore. No, però il can del gambero sembra un nome abbastanza appropriato. Allora, iniziamo a mettere i punteggi degli attributi. E gli attributi all'inizio sono gente del gambero, gente che fugge, mi viene. Sì, meglio del clan del tonno, se permetti, come ma, nome un po' più epico, diciamo. Ma. Ma la ventresca. Allora, tutti gli anelli di tutti i personaggi all'inizio iniziano con 2 di punteggio. Dove sono segnati? Sono i pallini interni. Ok. I pallini interni degli elementi qua sopra, Roberto. Questo qua è il cerchio interno. E lì ci metto, non ci metto più uno perché è solo willpower. Esatto, per ora parti con 2 in tutti. Io 3 per su. 2 o più 2? 2. È un 2. È un 2. Perché tu 3? Perché il vuoto non c'ha le... No, perché ho il più 1 sul vuoto, se ho capito bene, più 1 è qui. Sì, per sì quindi più 1, tu ce l'hai sul vuoto. Sì, quindi ho scritto 3. Punteggi degli anelli aumentano quando aumentano gli attributi, che sono quelli di fianco. Ok. Forza, percezione, eccetera eccetera, ed è sempre pari al più basso tra i due di quell'elemento. Chiaro. Al più basso, non al media. Più basso, no, se c'hai 9 in stamina e 2 in willpower c'hai 2. Esatto. Beh, oddio, anche la media. No, beh, c'hai sì. No, 4 o no, quasi no. 5, dipende come lo fai. No, è vero, è vero, è vero. Questo è importante, è importante non fare 9 e 2, perché il punteggio che c'è nell'anello sono i dadi che tieni. Ok, mentre quell'altro sono quelli che tiri. L'altro sommati a quelli delle skill sono quelli che tiri. Quindi avere un punteggio bassissimo in una vuol dire che in quell'elemento, non importa quanti ne tirate, ne terrete sempre 2. Cioè puoi avere 9 in agilità e 2 in intelligenza, ma tieni 2 dadi anche se ne tiri. Terrai magari tutti e 2 i 10, però ne terrai sempre solo 2 invece che 3, certo. 4. Poi ci sono magari altre situazioni che ti permettono di tenere di più, però di base quelli che tieni sono quelli dell'anello. No, molto interessante a livello statistico. Allora, quando avete scelto anche la scuola, vi segnate i più 1 che ci sono da segnare, che vi ho detto prima, e mi sa che però ve ne ho dimenticato di più di scuola. Esatto, infatti non vi ho detto i più della scuola. Ah, ok. Perché la scuola dei tatuaggi... No, quello ha un più 1 al vuoto, ma la famiglia la devi comunque scegliere. Ha un più 1 ai riflessi, anche. Sì, sto cercando... Eccoli. Mentre il clan della volpe, oltre al più 1 della famiglia, ha anche un più 1 in stamina. Quindi inizio da 3. Yeah! Ho un più 1 in willpower, più 1 in stamina. Sì, esatto. Inizio da 3, immagino. Esatto. Ma gli altri li dobbiamo riempire o ancora no, perché possiamo farli salire adesso, diciamo. Adesso arrivo anche a quello, perché dopo che hai segnato gli anelli più 1 d'agilità, inizi con agilità 3, perché gli attributi sono pari all'inizio al punteggio che hai nell'anello. Quindi 2-2-2-2-2-2. Come punteggio base, sì. Certo. Ok. Ok. Poi, dopo che hai scelto anche la scuola, quindi avete segnato anche quello, ci sono da segnare 7 gradi nelle abilità. Ma io quindi posso già mettermi 3 nell'anello della terra? Perché ho 3-3. Cioè è automatico, devi fare qualcosa, no, per fare il quello trasferimento. È automatico, okay. Quello è automatico, è sempre pari al più basso dei due. Dovete mettere 7 abilità. Le abilità sono un bel po' in realtà. E quali sono quelle che tu sai che quindi userai mentre giochiamo? Un po' tutte, perché terrò il manuale molto davanti. Però per prendere ad esempio la scuola della Volpe... Vi sento in bici mentre torno da un'arrampicata. Complimenti a Mario. Complimenti, non ti invidio per niente, ma complimenti. Tu ad esempio hai delle skill che dipendono dalla tua scuola di Kitsune Shugenja, che sono... Ah, te le suggeriscono quindi. Buono. Segnate, queste ce le hai. Sì. Calligrafia. Ma sono in più o in quale le tu 7? Tu inizi a segnare queste.
Calligrafia. Difesa. Caccia. Medicina. Sì. Con specializzazione in erbalismo. Tra parentesi, scrivilo tra parentesi o dove vuoi. Ok. Puoi anche segnarlo in realtà nelle enfasi, che poi vi spiego cosa sono. Meditazione. Spellcraft. Magia. Sapienza magica. Sapienza magica, se la vuoi chiamare così. Sì. E poi una scelta tra le altre. Che quindi prende, me le bloccano quelle sei. Ti prendi una cosa a scelta dopo. Ok, poi me guarderò. Invece il clan del drago. Quindi erbalismo potremmo metterlo come enfasi. Esatto. I tatuati del drago come skill hanno atletica. Ma se poi te ne penti quando sei più vecchio? Più vecchio? No, no. Non arriverà a essere vecchio, punta quello. Atletica, difesa. Farò brutto che i tatuaggi da vecchio. Devi rispondere. Artigianato tatuaggi, evidentemente. No, è che non invecchio mai. È vero, posso prendere l'abilità bruciare taverne? No, ce l'hai di default quella. Tu proprio. Io. Ah, tatuaggi ne hai. In tutti i personaggi. Però come il film Il Monaco, che non invecchia mai. Esatto. Poi jiu-jitsu. Bello. Meditazione. Una conoscenza a tua scelta, che poi vediamo che specialità ci sono. E un'altra skill a tua scelta, che non sia di quelle da nobile. Ok. Il granchio invece. Mi scrivo io. Grazie. Il granchio, la scuola del Bushi ha atletica. Caccia. Kenjutsu. Spada sarebbe. Posso scrivere spada? No, scrivi Kenjutsu. K-E-J J-U-T-S-U. Ok. Con enfasi su katana. Kyujutsu. K-Y-U-Jutsu. Conoscenza terre d'ombra. Furtività. E una scelta. Quelle a scelta magari le vediamo quando abbiamo finito di fare il resto. Isopodi sono crostacei, Luca ci fa notare, e ho controllato Wikipedia. Ok, grazie. Segnatevi l'equipaggiamento di partenza, che è lo stesso per tutti, cioè lo stesso per ogni clan. Okay. Quindi inizia a segnare. Dov'è l'equipaggiamento? L'equipaggiamento dovrebbe esserci dietro. Ottimo. Qua ci sono le armi e l'equipaggiamento è finito qua, equipaggiamento. E vai, come al solito, io non capisco se la gente che fa, con tutto il rispetto per ambientazione, che fa questi giochi, soprattutto quelli che fanno le schede, i designer che fanno le schede, abbiano mai giocato a un gioco di ruolo. Sì, anche se in questo preciso frangente è anche plausibile che non ti servirà tanto equipaggiamento, perché non ti serve portarti dietro molta roba. Però cacchio, come anche le schede, quelle cos'erano, forse quelle vecchie, quelle nuove, forse sono meglio quelle di D&D. Quelle della 3.5 ad esempio erano inutilizzabili. Cioè c'erano 10 righe di equipaggiamento quando uno le riempiva tipo al primo livello. Allora, quindi. Il clan del Kitsune di equipaggiamento iniziale. Vediamo le finito, perché si è tolto il segnalibro. What does the fox say? Eccolo qua. Tu per iniziare hai una tunica. Meno male. Una wakizashi, che è la spada corta che rappresenta il vostro status di samurai. Un coltello.
La wakizashi, scusa se ti interrompo, è definibile come arma o non si usa perché è rituale? Non si usa, si usa quando devi fare seppuku e allora ti uccidi usando la wakizashi. Cioè, se qualcuno mi attacca in un vicolo, se qualcuno ti attacca e hai solo la wakizashi, usa la wakizashi. Ah, okay. Ok. Coltello? Un sacchetto per le pergamene. Uno zaino da viaggio con dentro tutto quello che c'è nello zaino da viaggio, che sono le solite cose, quindi razioni, vestiti di ricambio, eccetera, eccetera. Ci sono cose particolari tipo in D&D, tipo i 20 chiodi da rocciatore, no, o quelle cose strane, no, che... E poi segna che hai 3 koku, che sono la moneta dell'impero. 3. 3 koku praticamente ti bastano per vivere 3 mesi. Che boia. Cosa? Perché? No, koku però sono il più alto, sono le monete d'oro. Sì, praticamente. Cioè gli altri sì, sono a scalare. Sì. Quindi una taverna o qualcosa scalare, la paghi. Ma un samurai non paga la taverna. No. No. Sei un samurai, non hai bisogno di pagare. Poracci. Sì. È un brutto mondo, ma non l'avete inventato voi. Poi non il. Sono d'accordo, cazzo, sono nobile, mi vuoi far pagare. Tu sei un peloso del drago, pezzente, schifoso, snobbista. Tu segna che hai i vestiti. Ok, vestiti. E anche questo direi che è buono. Sì. Esatto. Hai un bo, che è il bastone di Donatello delle Tartarughe. No, ninja. No, devi scriverlo B-O-H col punto di domanda di fianco. Ho un bo. Bo. Bo, il bastone, classico. Lo zaino da viaggio? Mm-hmm. E 5 koku. Non ci sono i chiodi da rocciatore? No. Torce? No, non ci sono neanche le torce. Le stai togliendo tu oppure ci sono? No, no, le ho tolte io. Okay. Non esistono in Rokugan le torce. Okay. Purtroppo. Sono solo candele. Esatto. Quelle me ne posso portare 50 però. 50 candele sì, le puoi portare. Puoi portare anche tu Roberto 50 candele. Il guerriero del granchio invece ha un'armatura pesante. E quindi io non ho armatura? No, sei uno shugenja. Sei un mago. Un samurai? Va in giro senza armatura. Normalmente. Ma se ti attacca, se ti attaccano i senza onore? Ti difendi con la spada. Ma serve anche l'armatura per proteggersi. No, per questo i giapponesi hanno perso tutte nessun le guerre. Nessun samurai è mai andato in giro con l'armatura. Per questo hanno perso le tutte usano tutte solo le guerre in lì, praticamente. Ha un daisho, che è un'arma. Più un'altra arma scelta che secondo me sarà un bel martello a due mani. Io lo scrivo già. Sì. Se conosco Gianni, un martello sì, a due mani gli piace. Vestiti robusti. Cosa vuol dire? Che sono vestiti di quelli un po' spessi da viaggio che facile, non si rovinano facilmente. Non ha il kimono di seta, ha dei vestiti. Sì, non siamo con. Esatto. Lo zaino da viaggio, ovviamente, e 3 sì, koku. Sei il più ricco? No, wow. Poco. Sì, infatti lui è il più ricco. Quanto ne hai? 5. 5. Sei il fighetto del drago, te l'ho detto. Siamo ai limiti perché in realtà tagliamo la droga. Probabile. E vedi la mia estate con i tatuaggi. Bello! E adesso segnatevi... Per quello siete mistici. Segnatevi le seguenti cose. Allora, Kitsune, mm-hmm, hai una tecnica? Dove le segno? C'è la scheda apposta. Sì. Qua c'è, innanzitutto, di questa? Fianco all'equipaggiamento ci sono le tecniche della scuola. Ok, non shugenja e shugenja. E shugenja. Tu hai una tecnica da shugenja che è essenza di Chikushudo. Essenza? Dimmi come si scrive. CH. Sì. IK. Sì. US. Uh-huh. HU. Dio Chikushudo. Ho già capito la difficoltà di questo gioco. Sarà capito. Che è il regno degli animali, il regno degli spiriti degli animali. Praticamente, quando usi affinità, uno... deficienza, affinità a terra, quanto sei deficiente? Affinità terra, deficienza aria, sono sempre opposte. Ed è una cosa solo da shugenja. Quindi tu non te ne preoccupare. Praticamente. Tecnica. Praticamente quando lanci un incantesimo della terra sei considerato di un livello sopra e quando sei considerato di un livello in meno per quelli dell'aria, questo per tutto. In più la tecnica
ti dice che quando usi uno dei tre incantesimi base per comunicare con gli spiriti animali, guadagni un rilancio gratis per lanciare incantesimi che non fanno danno. Quindi ogni volta che vuoi entrare in comunione non per fare danno a un animale o agli spiriti degli animali, hai un rilancio. Ah, per fare danno agli spiriti degli animali? Ma se chiedo agli spiriti degli animali di fare danno a qualcuno? Sì, non c'hai la cosa gratis, ma lo puoi fare. E non ho capito cosa serve. Serve perché quando tu cerchi gli spiriti degli animali, cerchi di convincere gli spiriti degli animali... Posso fargli male? Volendo potresti anche fare male agli spiriti degli animali. Però, quando lo fai in maniera non violenta, dato che tu sei un difensore degli animali e non un ammazzatore di animali, hai gratis. Ok, ma perché uno dovrebbe far male agli spiriti degli animali? Per corrompere un cinghiale e mandarlo contro il villaggio infuriato, ad esempio. Che ne so. Ah, ebbene, non glielo posso chiedere gentilmente? Sì, se lo fai in maniera non violenta hai un rilancio gratis, se lo fai in maniera violenta no. Tutto qua. E poi, e poi segnati nelle spell invece. Mi sembra molto specifica, deve essere successo qualcosa nel playtest o in qualcosa. No, invece che dartela generale. No, tutte le tecniche sono così molto specifiche. Ah, ok. Segnati l'altro foglio che sono gli incantesimi che hai. Questi? Sì. Esatto. Hai percepire. Comunione. Evocazione. E poi ne potrai scegliere altri dal manuale: 3 della terra, 2 dell'acqua e 1 del fuoco. 3 terra, 2 acqua, 1 fuoco. Esatto. Ma quanti ombre e grimorio? Ma scusa, ma queste 3 sono i 3 base? Sì. Non questi altri in più che prendo. No, quelli i primi 3 che ti ho detto ce li hanno tutti gli Shugenja del mondo. Ah. Perché servono a entrare in comunione con gli spiriti. Ok. Il primo praticamente ti fa percepire se ci sono, quanto sono forti, se eccetera. No, parli eccetera. A niente. Comunione ti permette di parlare con gli spiriti e evochi uno spirito forzatamente, che potrebbe non essere visto benissimo. Dipende dallo spirito che è. Dipende, se lo uso per picchiare gli altri spiriti, no, non dipende, c'ho il rialzo. Dipende anche dal tipo di spirito che evochi, perché se evochi magari uno dell'acqua che è un po' più pacifico, sì, se evochi quello del fuoco gli girano 5 minuti e ti spacca la faccia. Se evochi quello della terra sta lì che non gliene frega niente. Capitano! Esattamente, se evochi lo spirito del capibara, boh, vabbè. Però non fa neanche niente, di utile, quindi... Invece il simpatico tatuato parte con una tecnica. Sono diventato il simpatico tatuato. Esatto, tu parti con una tecnica, è vantarsi dei tatuaggi. No, la tua tecnica si chiama Sangue degli Dèi. Anzi, Sangue dei Kami. Cult Eclipse? Sì. Sì, questo è quello del Kami. Sangue dei Kami. Nel tuo sangue scorre il sangue degli stessi spiriti. Prendiamocela poco, è proprio elitismo questo. E quindi puoi scegliere 2 tatuaggi. Questa tecnica praticamente ti dà accesso a 2 tatuaggi di tua scelta. Ok. Tatuaggi che devono essere fatti ritualmente, quindi scegli bene perché i prossimi chissà quando te li fai. Invece il granchio, dato che sei così gentile da scrivere anche questo... Ovvio. Parte con la via del granchio. Mangiato. Quello è buono. No. I bushi della famiglia Ida sono la rappresentazione stessa della cavalleria pesante. Non cavalleria, della fanteria pesante. Ah, ecco, insieme ai cavalli. Puoi ignorare le penalità alla classe difficoltà date dall'armatura pesante. Quindi ignora l'armatura pesante. Ignora armatura pesante e se usa un'arma pesante tira un dado in più. Che proprio ignorante. Sì, il granchio è molto ignorante. E poi si arriva ai punti da spendere. I punti da spendere sono 40. Che boia. Possono essere spesi in questo modo.
Potete aumentare uno dei tratti che sono non gli anelli, ma quelli correlati, okay, all'anello, spendendo un punteggio pari a 4 volte il prossimo rank che volete raggiungere. Quindi se volete passare da 2 a 3 sono 12 punti. Ok. Per dire. Per aumentare... Da 2 a 3 in ogni singolo. Quindi per, se volessi salire nell'aria a 3 nell'anello dovrei spendere 24 punti. Sì, esatto. Istio. Per aumentare l'anello del vuoto, che non ha attributi, quindi non si potrebbe aumentare, a parte te che parti con uno già in più... Come non ha attributi? Non c'ha il 2 di base? Ah, non c'ha gli attributi, non c'ha l'anello, ok. Quegli esterni. Puoi aumentare il rank della skill Insight, se ce l'hai, o comprarla. Quando arrivi a un rank di intuizione 3, allora hai 3 anche nel vuoto. Quando arrivi all'intuizione 4, hai 4 anche nel vuoto. Tranne lui. E io parto con 3. In che senso? No, perché tu hai intuizione? No. Se tu ti prendi intuizione, c'è intuizione 3, c'è vuoto 4. Non credo funzioni questa maniera. No, perché ha più uno nel vuoto. Ma questo l'ha già segnato. Ma credo sia di creazione. Quando arrivi a questo punto, questo fa già parte del tuo vuoto da cui parti. Però c'è intuizione 0 ora. Sì. Quindi finché non prende almeno 4 di intuizione non può alzare il vuoto. Esatto. Ok. Per aumentare le skill, la skill costa esattamente un punto pari al punteggio a cui volete arrivare. Quindi da 0 a 1 costa 1, da 1 a 2 costa 2. E adesso abbiamo anche quelle base 0? In quelle che avete base... Io ce ne ho quelle 6 più una scelta. Esatto. Partite con rank 1. Giustamente. Di quelle che avete. Io devo scegliere l'altra. Poi, possono essere comprati vantaggi e svantaggi, che funzionano un po' come i vantaggi e gli svantaggi tipo di Mondo di Tenebra, quindi sei sordo, sei grosso e robusto, costa 5, sì, però sei anche zoppo, quindi sì, hai un 5 punti in più e li compensi così. Più ci possono essere altre cose pensate dal Dungeon Master, che in questo momento non ci sono, perché mi pare che ci sia già abbastanza carne al fuoco. Io vi direi, prima a questo punto, di scegliere le abilità che vi mancano. Orca, la colonna di vantaggi e svantaggi ne puoi è prendere. Bella spessa, eh? Sì, anche perché li puoi prendere anche avanzando di livello. Ah. Ti possono essere inflitti degli svantaggi dal Master, perché se ti colpiscono alla gamba e non c'è modo di curarla per 10 giorni... Puoi essere zoppo. Dopo diventi zoppo, per dire. Però hai 5 punti in più quando poi... Passi di livello e quindi devi comprare roba. Ma c'è un passaggio di livello o si può spendere i si punti spendono, di volta in si volta? Spendono punti fino a che non aumenti di rank. Ma il tuo rank qual è? Da cosa è dato? Il tuo rank dipende, il tuo rank in abilità X è pari al rank. No, ma non c'è un rank generale, quindi... No. Ok. Ogni sua cosa ha un suo rank. Quindi non c'è un livello? No. Hai un pool di punti esperienza che hai speso. Tu potevi prendere una skill solo da quelle basse, non tutte le skill. Ah, una skill non nobile. Esatto, le skill sono divise in due gruppi praticamente. Quelle sono divise in tre gruppi, quelle da mercanti, quelle da nobile, quelle da nè e quelle proprio basse. Sono quattro gruppi. Il mercante sono le più alte, no? No, il mercante è la penultima, perché poi vi spiego la nobile civiltà. Quindi sono le più fighe. Le più fighe sono quelle le skill alte. Poi ci sono i bug, che sono quelle da nobile. Poi ci sono i mercanti. Poi ci e sono io che non c'avevo scassi. Nulla o non l'ho sentito quando me l'hai detto? Tu mi pare che la possa prendere, ma non da mercante. Però quindi posso prendere anche una delle alte? Te lo dico subito. Perché il clan de Fox è qua. Sì, alta o da nobile. Non puoi prendere quelle basse. Perché sei troppo nobile. Ok. Tu invece potresti prendere falsificare, intimidire, rapidità di mano, furtività e tentazione. Tentazione. Cazzo, io la volevo furtività, me la prenderò. Ah, no, penso di prendermi furtività. Tentazione così. Tentazione, le enfasi, ad esempio, sono capire quanto è una bustarella giusta da dare a qualcuno, sedurre qualcuno in una locanda. Quelle sono tentazioni. Figo.
Però non c'entro un cazzo nel mio personaggio. No, furtività. Ok. Dimmi quelle alte, nobili, potenti. Allora, quelle nobili. Prima quelle alte, che sono recitazione. Ah, ok, ma in quel senso alte non ci sono tipo le scuole di magia o le cose. No. No, queste sono proprio solo le skill. Okay. E perché cosa cambia tra le alte e le nobili? Che queste sono quelle proprio. I bughe praticamente sono sempre samurai, ma sono la classe bassa dei samurai. Poi c'è la classe alta dei samurai, che sono l'imperatore, i campioni, i capoclani, i daimyo, eccetera, eccetera. Che quindi passano ancora meno tempo a fare ciò che fanno i samurai e passano più il tempo a fare cose l'arte, la. E quelle sono i nobili o le alte o tutte e due? Alte. Infatti nelle alte c'è recitare, artigianato, calligrafia, che è importante nel. Ce l'ho già. Ok. Perché è importante? Perché ci lanci incantesimi anche, oltre che è uno status anche quanto sei bravo. Saper scrivere, saper bene la calligrafia è una cosa come. E boh. Ci andavano, immagina tipo ci andavano allo stadio a vedere la gente che. Esatto. Che scriveva. Cioè c'erano i dojo di calligrafia perché saper. Domare il pennello è altrettanto importante che saper usare la katana. Urca. E se sapevi usare solo la katana anche bene, non eri mai all'altezza di uno che sapeva usare benino tutte e due. In più, come enfasi calligrafia, anche cifrare. Poi c'è cortigiano, c'è divinazione, c'è etichetta, che potrebbe divinazione essere. Divinazione, però, già fatto alla rigo. Quindi. Etichetta, vi dico subito che sarà una di quelle importanti nel gioco. Giochi, quindi sei a conoscenza di svariati tipi di giochi. Beh, la volpe ci sta con i giochi, però. Investigazione, conoscenza, medicina, meditazione. Medicina già ce l'ho. E altre forme d'arte. Sincerità. E spellcraft. Ce l'ho. Sincerità? Sincerità è quanto riesci a sembrare sincero. È un raggirare. Sincerità. È raggirare, ma è un raggirare da samurai. Poi ve lo dico subito, così forse avete un po' più chiara la cosa. Per i samurai la faccia è importantissima, quindi come gli altri ti percepiscono è molto importante. E ad esempio una delle cose è che anche se lui è il tuo acerrimo nemico, l'etichetta prevede che tu stia seduto al tavolo a bere del tè amabilmente con lui. Perché a un samurai viene richiesto questo. Questo non vuol dire che tu non lo possa odiare nel midollo delle ossa e cercare di avvelenarlo alla prima occasione. Il beh, quanto tu riesca a sembrare molto più ossequioso di lui, in modo da far sembrare magari lui peggiore di te, ricade sotto sincerità. Quindi con sincerità è anche tipo magari se vuoi formulare la frase in modo che l'unica risposta che lui ti può dare senza abbozzare è una che sarebbe contraria all'etichetta e quindi gli fai la doppia inculata. Esattamente. Quella è etichetta o sincerità? Etichetta è sapere come ci si comporta. Okay. E per fargli le trappole? Per fargli le trappole è sincerità. Sì, ok. Etichetta ti serve per sapere ad esempio che cosa regalo al daimyo quando vado a trovarlo, metto la spada a destra o a sinistra. Ok. Cose così. Ah, e c'è anche cerimonia del tè come skill. Invece quelle da nobili, che sono quelle più da samurai guerriero, sono infatti atletica, combattere, difesa, cavalleria nel senso proprio di cavalcare, la caccia, lo yaijutsu che è il sistema di duello rituale, il jujitsu, armi varie, armi a catena che sono separate dalle armi varie e le armi pesanti. Il kenjutsu, che è la spada, che è una sua tecnica che tu. No, che ce l'ha il granchio. E poi io ho un bo. Tu cos'hai a jiu-jitsu? Jiu-jitsu? Io non c'ho niente. Vabbè, c'ho caccia, però. E più tutti gli altri tipi di arma, sostanzialmente, quelle da nobile samurai. Ok. Voglio l'ambo. Quanto costa? Intanto, rapidità di mano è una. Bassa. Quanto mi costa prenderla? Non puoi. Adesso a creazione non puoi. Neanche coi 40 punti? Ah sì, no, con i 40 punti sì. Sì, sì. Ah sì, sì, con i 40 punti sì, ti costa uno prendere il primo rank. Ok, e prendere la cerimonia del tè? Pure. Uno. Quindi se io volessi avere, tipo, quanto è uno, effettivamente? È un dado in più che tiri. E quanto è? Idea, dipende da quanti dadi puoi tenere di quella cosa. Ad esempio, la cerimonia del tè è sul vuoto. Ok, e invece la rapidità di mano? Sul fuoco perché, no, sull'aria perché dipende dai riflessi.
Anzi no, sul fuoco avevo ragione, agilità. Quindi tutte e due fuoco per tutte e due. Sia per cerimonia del tè sarebbe che per abilità. No, cerimonia del tè è vuoto. Ah, vuoto, giusto. Perché sennò volevo fare tipo bravissimo nel fare la cerimonia del tè, però con rapidità di mano poi avvelenavo la gente, perché sono un figlio di puttana. Ecco, si comincia. Però sei rinomato come un bravo cerimoniere del tè, la gente ti chiamava. L'importante è che la gente non pensi che tu sia uno stronzo. Per quello, mi serve, per quello mi serve rapidità di mano. Ed etichetta. Perché etichetta? Per etichettare. C'ho sincerità. Ad esempio, per il personaggio di Gianni, dato che già ha un po' di skill di combattimento e che è un clan del granchio e che ha un martello a due mani, armi pesanti, ci sta. Come quella che doveva prendere di extra. Com'era il... No, però in realtà non si sbaglia mai così. Perché stavo pensando, posso tenermi i punti fino a che non abbiamo giocato un paio di sessioni? Però no, sono quelli a creazione, in teoria. In teoria li puoi tenere, però per un paio di sessioni avrai delle cose. Sì, per sapere, per non fare gli stessi errori tipo di Warhammer, che prendi cose così. Però in teoria, se io mi alzassi solamente gli anelli, sicuramente male non fa, le altre le puoi alzare dopo. Allora, tieni conto che... Io vi volevo far scegliere quelle che dovevate scegliere dalla scuola, perché poi ci sono tutti i vantaggi e gli svantaggi anche di cui tenere. No, chiaro, ma già di base spendermi 39 punti, se me li spendo la maggior parte negli anelli, sicuramente non posso sbagliare. Se, che magari mi prendo 5 punti in spellcraft e poi per tre quarti degli incantesimi che lancio non mi serve. Abbiamo detto che era fuoco e vuoto. Vuoto non lo posso alzare, dove prendere intuizione. Sì, che esatto, è un punto, no? Che è un punto. Poi se vuoi arrivare a 3 per alzare il vuoto, vuol dire che devi spenderne altri 5. Tu adesso di intuizione hai 1, che è meno del vuoto. Se ne prendi un altro vai in pari col vuoto e te ne servirebbe un terzo per aumentare il vuoto. Quindi 6. Okay. 6 in tutto. Uno più era 3 per il prossimo rank? 4 per. 4 per. Sono un bel po' di punti. Ma infatti tendenzialmente uno si aumenta le abilità. Sì. Perché aumentando le abilità aumenti il numero di dadi che tiri, non aumenti quello che tieni. Quello sì. Ma io spenderò 32 punti. Mm-hmm. E immagino che io usi stamina e willpower per fare le mie cose, essendo dipende, del Kitsune. Dipende dall'incantesimo. Dipende dall'incantesimo. Perché ad esempio, tu hai un sacco di incantesimi della terra, se non sbaglio, che puoi prendere di base. 3 della terra, 2 dell'acqua e 1 del fuoco. Allora, quelli della terra, ad esempio, che di primo livello potresti prendere, c'è armatura della terra e su... battaglia e difesa, ma non gli interessa che cosa, né stamina né willpower. Ma non devo richiamarli, quelli là li lancio tipo D&D, sono incantesimi che lanci io, devi chiamare gli spiriti, devi fare un tiro. E il tiro dipende da terra in questo caso? Il tiro dipende da terra, il tiro dipende dall'incantesimo. In questo caso, ad esempio, armatura di terra dipende da terra e da battaglia o difesa. Quello che vuoi. Sono due sono abilità, due abilità. Giusto, ok. Il coraggio dei sette tuoni dipende da terra e da battaglia. Il tetsubo della terra dipende da terra e da artigianato. Ok. Per dire. Però il tiro di spellcraft, te lo dico subito su che cos'è. Che è quello per capire, però. Non è quello per lanciare, è anche quello per lanciare. No, è quello per lanciare. Il terra ti dice quanti slot hai. Hai degli. Poi arriviamo allo spellcraft e te lo spiego nel dettaglio, perché sennò non si riesce a cercare. Spellcraft dipende dall'intelligenza, ad esempio. Sempre. Ma cosa fa spellcraft? Allora,
Il sentiero dello Shugenja inizia con la capacità di parlare ai kami che continuano ad abitare nel mondo, eccetera, eccetera. A questo seguono anni di rigoroso studio e devozione alla ricerca. Alcuni non Shugenja potrebbero prendere questa abilità, però è essenziale per capire comunque come funzionano le invocazioni, come vivono i kami, eccetera, eccetera, eccetera. Puoi prendere due enfasi su spell research o importunare. Ok. Che praticamente usi in maniera sociale per usare gli spiriti. Per usare gli spiriti. E quando arrivi a 5 in rank di spellcraft guadagni anche un dado in più allo spellcasting. Tirato, non tenuto. Quindi è come se ci avessi 6. Sì. Ma per tutti gli incantesimi devi usare quella? No, quello è per lanciare le tre base. Ok, la comunione eccetera. Mentre per lanciare quelli specifici usi quell'elemento. Esatto. Ad esempio, ti faccio l'esempio che fa il manuale. Il personaggio di Luca, Isava Butaro, vuole lanciare fuoco dall'interno. A livello 2 di difficoltà. Sì, ma non vale, quella è di fuoco e c'è già spellcraft che intelligenza, non si capisce per esempio. Lui è un rank, un Shugenja di livello di rank 1, mm-hmm. A fuoco 3. Quindi... Cosa vuol dire uno Shugenja di rank 1? Rank. Il rank della scuola. Quindi sì, esiste quello il livello. Quindi c'è il livello che sale... C'è il livello di rank nella scuola, ma non c'è il rank... Ma è puramente sociale? No, non è sociale. E quello lo puoi... Come ci sali? Spendendo ogni tot pix spesi? Ogni pix spesi guadagni un rank. Comunque, dicevo... È di livello 1? Lui è uno Shugenja di livello 1 e ha fuoco 3. Ok. Per cui lancia 4 dadi e ne tiene 3. Ne e lancia 4 solo per il fatto che è di rank 1? 4 perché 3 sono del fuoco più 1 quello del... Di spellcraft? Di spellcraft. Di spellcraft? No, di rank 1. Ah, quindi di base c'è un dado solo per il rank? Sì. Ne tiene 3 perché il suo anello del fuoco è 3, quindi ne tiene 3. Okay. Tuo per gli incantesimi della terra, quindi ne tireresti 3? 3 più il tuo di rank. 4? No, 4. E ne terresti 3, esattamente come lui. Per quelli dell'acqua invece... Ma invece in quello che hai letto 3, prima, che era tipo terra 3. E difesa, vuol dire che sono anche difesa? Quindi ne tiro 4. Sì, solo 4 no, esatto, perché... Perché ci sono delle... Però se esempio, sono base se... sono quelle, allora io mi conviene fare 4-8-12, 4-8-12... Ad esempio tu hai anche l'affinità in terra, no? No. L'ho detto prima, sì. Le affinità che hai segnato dietro, dove ci hai segnato la tecnica. Sì, terra e deficienza aria. Ad esempio... Incantesimi di terra più uno. Esatto, quindi se tu lanci gli incantesimi di terra, sei considerato di un rank in più. Quindi sei di... Sono 5 dadi. 5 dadi che tieni. E il fatto nei 3 incantesimi di base ho un rialzo in più se non picchio gli spiriti? Quello è generale. E il rialzo era che tiro i dadi, ne tiro 5. E poi dico voglio rialzare. No, lo fai prima di lanciare. Ok, dico rialzo, tiro comunque 5 dadi. Che sì. Sono i 3 più 2. Quando fai un rilancio devi dire perché lo stai facendo. Ad esempio, non voglio solo richiamare l'attenzione degli spiriti, ma voglio anche fargli bruciare la locanda. Esatto. Alcuni, la maggior parte degli incantesimi hanno dei rilanci specifici. Ah, ok, figo. Ad esempio, la luce della luna ti dice che illumini un'area con la luce della luna. Tutte le cose che non sono nascoste magicamente vengono rivelate. Quando fai un rilancio puoi o aumentare il raggio della luce o aumentare la durata della luce. Sono tipo i punti di Clotos, i punti fato quasi. Sì. Ok, quindi quello sulla terra. Quindi allora a sto punto spenderò 24 invece di quelli di 32. Mm-hmm. E mi alzo il fuoco a 3. Perché mi sembra che sia abbastanza utile. Per quelle base. Più mi prenderò magari qualche catesimo di fuoco. Poi ho preso battaglia. Ok. Per alzarlo a 2 quindi mi costa 2 punti. Per alzarlo a 2 adesso ti costa 2 punti. Quindi per alzare questo a 2 sono 2 punti.
Domanda, Jiu-Jitsu come funziona? Allora, Jiu-Jitsu è una abilità di combattimento. Quando attacchi, fai una prova di quell'abilità che stai usando. Se ad esempio cerchi di fare prese, buttare a terra, improvvisare delle armi, tutte le cose di arti marziali che fai, è un tiro di Jiu-Jitsu che dipende dall'agilità. Ok. Ad esempio, quando tiri Jiu-Jitsu, tiri Jiu-Jitsu agilità e tieni il fuoco contro la classe armatura dell'armatura dell'avversario. Se lo colpisci, hai fatto la tua azione. Ad esempio, se hai forza 3, il danno che fai quando colpisci è 3 e ne tieni 1, perché stai facendo un attacco a mani nude. No, aspetta, mi sono perso. È sull'agilità per farla funzionare. E poi il danno dipende dalla forza. Ma cazzo. Come sempre i monaci c'è da spendere un sacco di roba. Per quello non rischio. Dici qualche vantaggio. Sì. Allora, i vantaggi sono... Scusa, dici prima gli svantaggi. Ok. Gli svantaggi... Dove sono? Qua sono ancora vantaggi. Qua sono ancora vantaggi. Boia. Sono divisi in gruppi anche questi. Perché ci sono quelli mentali, fisici, spirituali, sociali, eccetera, eccetera, eccetera. Alcuni ad esempio sono antisociale, ascetico, pessima vista, sfortunato, pessima salute, promesso sposo incazzato, pecora nera, cieco. Usti, cosa dà cieco? Quanti punti ti dà? 6. Solo? Solo. Cosa ti dà? Sei cieco, hai una penalità di -3/-3, per cui ne tiri 3 in meno e ne tieni 3 in meno a tutti gli attacchi a distanza e -1/-1 a tutti quelli ravvicinati. Ti abbassa la classe armatura. Il tuo anello dell'acqua è considerato 2 rank più basso per decidere quanto ti puoi muovere. E anche fare dei movimenti semplici richiede una prova di abilità. Per 6 punti. Però è bello da interpretare. Il monaco cieco sarebbe una figata. Sì, ma non hai abbastanza punti per compensarlo. No, uno solo. Non hai abbastanza punti per compensarlo. Ti toglie 2 dall'iniziativa. 2, scusa, dal movimento. Ti toglie... -3 a tutti i tiri a distanza. -1 alla CA. -1 a tutti gli attacchi in melee. Per ogni volta che ti vuoi muovere devi fare una prova di abilità per 6 punti, non ti ci compri gli svantaggi che c'hai. Già solo i 2 punti nell'acqua ti costano 16 se parti da 0. Finalmente un po' pesante per solo 6 punti. Sì, no, infatti, vai avanti. Cos'è quello da 13 punti, scusa? Bad eyesight? No, non è 13 punti. Ah, 3 punti. È che tu hai una bad eyesight e sì, esatto, 13, ma parentesi 3. Leggimi quelli, c'è uno tipo parla in terza persona? Nei mentali o qualcosa di simile? Non so. Volevo parlare in terza persona. C'è epilettico? No. Nome da Gaijin? Mente fragile? Cosa vuol dire nome da Gaijin? Che ti chiami John. Cioè, quindi è un nome comunissimo e ti vendono per il culo? No, è un nome che non è assolutamente dell'impero. John ti sembra un nome giapponese. Ma è mentale o sociale quello? No, sociale. Ah, sociale. No, guarda i mentali. Fallimento nel Bushido. Parti bene, cioè, vai. Cioè hai fallito talmente tanto in una delle delle regole base del Bushido, che è la via del samurai. Ad esempio, hai fallito nel tuo dovere, non puoi spendere punti vuoto per negare le ferite. 6 punti. Porca puttana. Onore, il tuo onore è talmente basso che hai fallito così tanto. Prendi 3 punti e non puoi aggiungere il tuo rango d'onore ai tiri di intimidire o tentazione. Verso qualche altro mentale un po' più leggero, tipo qualche turba mentale lieve. Insensibile, idealista, raggirabile, ottuso. Beh. Bello ottuso per un mago, sì.
Amore perso. Non c'è tipo difficoltà nel parlare o qualcosa del genere? C'è fobia? No, perché quello sarebbe più sociale. Cioè, sarebbe più un problema socialmente che. E non che c'è tipo nei sociali? Non lo so, stavo guardando quelli mentali. Mi hai detto guarda quelli mentali. E pensavo fosse lì tipo un. Cioè, tra gli svantaggi mentali c'è anche il vero amore, per esempio. Perché ti mette in pericolo. Sì, chiaro. Dimentichi il tuo dovere verso il tuo signore. Ferita permanente? Eh sì, ferita permanente. Quello che dicevi prima. Ad esempio. Infame. Ale. Poi infame te lo puoi guadagnare comunque, come anche il fallimento nel Bushido. Assolutamente sì. Sai cosa stavo pensando? Diventi cieco, fai il monaco e quello di Rogue One. Segreto oscuro. Cioè che cammina a caso nei blaster. ma non puoi, devi renderti fortunato poi. Non ti bastano i punti. Magari li compenso con sé. Non puoi mentire, ideale per te. Non c'è un veramente tipo un dislessico o qualcosa del genere? No. C'era quello con l'epilessia? E no, ma io il massimo era, perché io voglio parlare in terza persona, e se ci potevo guadagnare un coso, perché magari è socialmente mal visto e invece quanto pare magari lo prendo come un quirk strano. Mente fragile e fatica a concentrarti. Va bene, niente difetti, mi sa. Pregi? Pregi ce ne sono anche quelli un bel po'. Ad esempio... C'è qualche campione. Ho iniziato qua. Equilibrio mentale. Senso dell'orientamento assoluto. Alleati, a seconda di quanto importanti sono gli alleati, sono punti. Tu stai facendo blackmail verso qualcun altro. Promesso sposo. Scelto dagli oracoli, sangue di Osano Uo. Cosa fa? Scelto dagli oracoli? Per ragioni oltre la tua comprensione hai l'attenzione di uno degli oracoli su di te e il potere dei draghi elementali ti circonda. Scegli un anello, quando prendi questo vantaggio, prendi un +1/+1 a tutti i tiri che usano quell'anello. Quanto costa? 6. Come si chiama? Giusto per me lo segno a parte. Scelto dagli oracoli. E l'altro che hai detto è il sangue di Susano? Il sangue di Susano O. Sei un diretto discendente da Hida, quindi dovresti essere un granchio per prenderlo. C'è scritto che devi essere un granchio o posso essere di un altro clan? No, devi essere granchio o proprio scritto. Sì, sì. Okay. Qualche altro pregio? Qualche altro pregio che potrebbe interessarti? Conoscenze proibite. Illuminato. Cosa fa conoscenze proibite? Costa 5 punti. Hai una conoscenza che viene ritenuta proibita nell'impero. Scegli quale. Ad esempio, pepe dei gaijin. Che è la polvere da sparo. Puoi creare esplosivi. Gozoku. Hai una conoscenza delle cospirazioni contro l'imperatore. Ok. Colat, sei molto familiare con la natura e le operazioni dell'ordine di Colat, che è un'organizzazione che cerca di rovesciare l'ordine sociale all'interno dell'impero. Conosci l'oscurità strisciante, sai come agisce e conosci i suoi servitori. È un'entità dell'oltremondo. Okay. Oppure conosci la magia del sangue. Che fa? Che? Prendi potere dalle terre d'ombra, però se ti beccano vieni ucciso sul posto. Vabbè, mica ti prendi quella, la bilanci con segreto oscuro, hai fatto tombola. Però no, è troppo... Amico di un kami. Hai uno spirito che sì, ti è amico. Essere carino. 5 punti. +1/+1 al totale del spell casting roll per fare sense commune o summon con quell'elemento. L'hai pagata la bolletta di gas, vero? No, perché dicono che ho la sciarpa e penso che tu l'hai pagato. Ho solo freddo io! Ok, quell'altro hai detto che era? Quello che hai detto adesso, amico del kami? Sì, esatto. Se no c'è anche amico degli elementi. Scegli un anello,
quando tiri un tratto relativo a quell'anello, guadagni un rilancio gratis. Tu lo puoi prendere a 3 punti invece che 4 perché sei uno Shugenja. Come si chiama? Amico degli elementi. Questo 3. Quello di prima invece, l'amico del Kami, era 5? Sì. Grande destino. Il ciclo karmico ha uno scopo per te e l'ordine celestiale cospira per tenerti in vita, non importa come, fino a che il tuo destino non sarà compiuto. Una volta per sessione, quando soffri delle ferite che ti ucciderebbero, vieni ridotto a una singola ferita rimanente. Solo una volta per sessione. Però una volta per sessione è tantissimo. Fosse una volta arco o qualcosa. No, è una volta per sessione. E costa un sacco questo. Neanche così tanto in realtà, 5 punti. Scusa, qui cos'è buy più ok 1? No, è prendi uno 0 keep 1. 0 K1 vuol dire che non ne tiri uno in più, ma ne tieni uno in più. Questo credo che lo prendo, visto lo spirito della, lo spirito della volpe. È per forza uno spirito della terra? No, è uno spirito. Quindi potrei prendermi amico del Kami per prendere più uno a fuoco. Sì. Sì. Anche perché essendo gli spiriti sono associati all'elemento che è più simile al loro comportamento. Quindi, anche se è un animale, magari poteva essere più facile associarlo alla terra. Ripeti, mi prendo tutti e due e ho finito i punti. Mi spieghi, mi dici cosa fa amico degli elementi? Dove lo segno, tra l'altro? Nei vantaggi. Qua. Amico degli elementi, scegli un anello. Quando tiri un tratto con quell'anello, hai un rilancio gratis. Ok, visto che io di terra in teoria ce l'ho già di base, mi converrebbe prenderlo magari del fuoco. Ma il fatto che io abbia 3, 2 e 1 del fuoco fa vedere la mia affinità in parte di quello, o in quel caso cambia solo degli incantesimi che ho? Quelli sono gli incantesimi che hai, perché è più facile che nella scuola dove sei stato ti vengano insegnati. Quindi amico degli elementi fuoco, e l'altro invece era amico Kami. No, scusa, amico Kami forse, aspetta. Amico Kami amichevole. Ok. Questo costava 5. Scegli un elemento. Quando tiri uno spell roll per entrare in contatto con spiriti di quell'elemento, hai un +1/+1. Solo per entrare in contatto? Sense, commune, summon o altre cose che riguardano quell'elemento. Se chiedi qualche cosa agli spiriti, sostanzialmente. Ma quanto serve questo sense, commune e summon? Cioè è tanto. Tipo, ok, è tipo un... Quanto sei tanto? Okay. Tanto perché, sì, è vero, gli incantesimi per fare delle cose specifiche sono incantesimi. Però questi 3 incantesimi coprono tutto il resto, per cui ti coprono anche il... Mi serve un'informazione da qualcuno, voglio sapere che cosa è successo in questo posto e chiedo agli spiriti degli animali. E gli incantesimi li puoi comprare? Sì, anche quelli con i punti esperienza, dipende dal rank dell'incantesimo. Non... Tipo, immagino che all'inizio posso usare solo rank 1, tipo mi volessi prendere un incantesimo in più di fuoco? Lo puoi fare, ma ti costa di più, sostanzialmente, cercare di lanciarlo, cioè la difficoltà è più alta. Se cerchi di lanciare un incantesimo che non è del tuo rank, ci puoi provare. Ok. Però aumenta la difficoltà. Però conviene magari. Ma li puoi trovare in giro, come sono? Sono pergamene. Sono pergamene, oppure puoi fare un periodo di ricerca degli incantesimi. C'è proprio il tiro su Spellcraft che è ricerca di un incantesimo, e alla fine ti prendi un incantesimo in più. Lo guarderò poi. Altri vantaggi che potrebbero essere interessanti, ad esempio, c'è onore percepito, per cui il tuo onore non è l'onore che viene percepito dall'esterno. Tu potresti avere un onore più basso di quello che effettivamente. Beh, io sono molto onorevole, sono anche uno dei super nobili. Dopo vi dico anche con quanto onore partite, perché non importa essere nobile o meno. Questo è sempre vantaggi? Questi sì, sono sempre vantaggi. Paragone vuol dire che sei l'esemplificazione di un ideale del Bushido, che sono questi 7. Perché per costare 7, il Paragon, cazzo, cioè Paragon vuol dire che sei unanimemente riconosciuto da Musashi, tutti, tipo, esatto. Sei Musashi, sei famoso.
C'è anche la fortuna dei sette dei, se vi interessa. Che tipo Lucky? No, c'è anche fortuna. Questo è proprio sei benedetto da uno degli dei. E ti dà dei vantaggi. E a seconda della divinità ti dà dei vantaggi. Silenzioso. Per muoversi silenziosamente. Tocco del reame degli spiriti. Ricco. Dove ti ha toccato il reame degli spiriti? Esatto. Indicamolo sulla bambolina di Susano. Forza della terra. Tattico. Poi iniziano gli svantaggi. Hai un servo. E a seconda del tipo di servo ti dà. Sa che tu hai con il drago cos'ha? Il drago ha le lame gemelle. Ok, come un monaco non ci casta una scippa. No, non molto. Sacrosanto. Sacrosanto? Sacrosanto. Non puoi prendere questo vantaggio se hai un onore pari a 6 o più. Ah no, a meno che tu non abbia un onore almeno 6 o più. Se scendi sotto il 6 lo perdi. Lo perdi praticamente. E solo che sei un assoluto difensore dell'imperatore. E quindi quando sfidi qualcuno a duello per difendere l'onore dell'imperatore o per fare qualcosa per l'imperatore, hai un sacco di vantaggi sostanzialmente. Però è solo per difendere l'imperatore. Per te potrebbe essere più interessante memoria precisa, potrebbe essere interessante la mano di pietra, assolutamente. Anche perché sì. La pago 5. Large. Sei molto grosso. Eva. Guadagni un bonus di più 1 ai dadi lanciati a tutti i danni che fai per le armi in melee. Questo ad esempio lo prenderà il simpatico Ida. Per lui. Lo paga anche 3. Io lo devo bilanciare bene. Allora, mentre tu ti guardi il manuale e scegli i vantaggi, io intanto vi racconto un paio di cose sul mondo di Rokugan e su quello che sarà l'avventura. Vai, perché io ci metterò un bel po'. Sì, no, io mi serve il manuale dove degli incantesimi, come al solito. Immaginavamo. Allora, le cose importanti su chi siete voi. Onore, e... quella cosa lì? Onore dipende dal clan. Ah, okay. E dovrebbe essere 4,5 per la volpe. Perché puoi fare i mezzi? Sì. Cioè fai mezzo pallino? Sì. È una scelta di design alquanto strana. No, perché? Avrà un suo perché, avrà un suo avanzamento, spero. Sì, anche quello come tutto ha dei rank in cui potete avanzare o retrocedere, tra l'altro. Potete perdere onore, potete guadagnare onore, così come potete perdere o guadagnare status. O anche la corruzione. La corruzione può essere solo guadagnata, non può essere persa. Una volta che inizia a essere corrotto puoi fermarla e evitare che aumenti ancora, ma non si può togliere. Non c'è nulla nell'universo che tolga la corruzione. Ci sono due materiali. E chi è la gente corrotta? È tipo un mutante di Warhammer oppure... Nì, allora, la corruzione viene dalle terre d'ombra e dai mostri. Però ci sono dei gradi di corruzione socialmente accettati. Il crimine... Se sei un combattente contro... Il crimine non è essere corrotto, è nascondere la propria corruzione. Ok. Perché il clan della Fenice e del Granchio... si occupano di evitare innanzitutto che la corruzione si espanda a macchia d'olio. Perché è contagiosa? È contagiosa. Non quando è poca, però quando inizia a essere molto corrotto è facile che tu corrompa altre persone, cose, animali, piante intorno a te. Quindi nascondere la corruzione è un crimine perché rischi di contaminare altre persone. E in più ci rimetti parte del tuo onore, che invece che ammettere il tuo problema cerchi di nasconderlo. E dato che ci sono gli inquisitori del clan della Fenice che si occupano proprio di questo, e ci sono il clan del Granchio che combattono tutti i giorni contro i mostri della corruzione, non è vista molto bene. Quindi vuoi dire che il Granchio sono un sacco corrotti?
No. Ci sono degli oggetti che ti permettono di proteggerti dalla corruzione. Okay. E appunto ci sono dei gradi di corruzione che sono socialmente accettati e possono essere controllati con un infuso che viene però dato dall'imperatore tramite i suoi agenti a chi si costituisce praticamente, dicendo: io sono corrotto. Ma quindi quelli del clan del granchio che picchiano contro i mostri non c'hanno sempre un po' di corruzione per forza perché picchiano i mostri? Qualcuno sì, la maggior parte quelli che stanno proprio sul muro è probabile che abbiano... Però quelli magari gli danno l'infuso o qualcosa per proteggersi. Anche la giada e il cristallo servono a proteggersi e alcuni tipi di cristallo possono anche consumare parte della corruzione, quindi facendola regredire un po', okay. Però non riescono mai a eliminarla del tutto. Infatti ci sono tre elementi sacri, mm-hmm. che sono la giada, che è molto diffusa, molto costosa, molto diffusa non a livello del ferro, però ce n'è un bel po' proprio per le sue capacità di mantenere a bada la corruzione. Ce n'è un bel po' tipo oro, ce n'è un bel po' tipo diamanti? Ce n'è un bel po' tipo oro. Ok. La giada, ad esempio, viene usata anche per scoprire se uno è corrotto o meno, perché mettendola in mano a qualcuno di corrotto inizia a bruciare la mano. Indipendente dai livelli di corruzione, più sei corrotto più bruci velocemente. Il cristallo invece è a livello platino, quindi okay. Ce n'è ma mica tanto, infatti è molto raro trovarlo. E si chiama il cristallo? Il cristallo, è il cristallo proprio quello bianco, più è puro più è costoso. E la terza è l'ossidiana, che uccide i White Walker. No, in questo caso sì, uccide anche i White Walker, nel senso che tutti questi elementi sono in grado di ferire demoni, oni, mostri vari, cosa che altrimenti potrebbe essere a volte impossibile. Però l'ossidiana ha la brutta tendenza a far impazzire la gente. E gli abitanti delle terre d'ombra, o gli oni o altri tipi di mostri, sono in grado di trasformarle in artefatti delle terre d'ombra, pur non essendo direttamente collegata con la corruzione. Quindi quella viene in genere lasciata da è parte. È l'oggetto base da incantare. È l'oggetto base. Se è incantato male, no, bene. È più che altro l'oggetto base da dire: se proprio sono disperato, lo uso. Però se posso farne a meno... Ma è solo toccarla che fa impazzire la gente o sconfiggere? No, usarla. Usarla. Per combattere. Più a lungo la usi, più è facile che tu impazzisca. All'inizio magari non ti fa nulla. Però forgiarti un'armatura di ossidiana che ti porti in giro tutti i giorni... Ma è una qualità proprio del materiale? Sì. Comunque, Impero di Rokugan è... un impero, come dicevamo prima, pseudo giapponese, un po' cinese, un po' coreano, ma soprattutto giapponese. Con i mostri, però. Con i mostri. E anche, sì, ci sono le terre d'ombra a sud, dove c'è il clan del granchio. Ma il mondo è il nostro? No, è un mondo fantasy. Quindi non è un piccolo buco di nulla e da una parte del mondo, ma è... No, una mappa. Okay. C'è una mappa, però è una mappa come se io ti facessi vedere la mappa del Giappone. Sì, è una bella mappa, però è il Giappone. Ah, quindi è un buco. Sì. E il resto del mondo? È fuori, non si sa. Gli unici che sono stati fuori e che sono tornati sono gli unicorni. Ogni tanto qualche mercante da oltre l'impero arriva, però... come nel Giappone feudale, vengono visti male, sono stranieri, quindi vengono accettati. Però c'è un mondo al di là che va avanti, non è tutto terre d'ombra, morte e distruzione. No, le terre d'ombra sono solo una... Al sud del Giappone. Al sud del Giappone, esatto. Godzilla. Non è proprio come il Giappone perché non è composto da isole. È una striscia di terra. Quindi ha dei vicini. Ha dei vicini che vengono però tenuti fuori dall'impero. Ci sono anche marinai che ogni tanto attraccano nei porti, che sono... Quindi c'è altra gente, ci sono altre popolazioni, ci sono... Ah, ok. E sono i Gaijin. Tutto ciò che non è già di Rokugan sono Gaijin. Vengono accettati, però vengono anche sempre visti con molta cautela. Infatti il clan dell'unicorno ha questo problema, per cui sono stati per secoli fuori, hanno preso le abitudini dei Gaijin e quindi al momento... vengono accettati perché sono i discendenti di uno dei sette dei che hanno fondato i clan, però con calma. Sono anche gli unici che hanno i cavalli. Avere un cavallo è una cosa rarissima, nemmeno i daimyo hanno i cavalli.
non sono delle creature che c'erano a Rokugan, le hanno portate il clan dell'unicorno quando sono tornati a Rokugan. Però quindi da poco, non si sono ancora sparsi. No, infatti i viaggi all'interno dell'impero vengono fatti in genere a piedi, al massimo a dorso di qualche bestia da soma che traina un carretto, però sono molto lenti perché se lo fai tirare da una mucca non va al galoppo come un cavallo. I clan hanno ovviamente rapporti più o meno amichevoli tra di loro a seconda del clan, e non tutti i clan vanno d'accordo, per cui spesso ci sono faide interne, faide tra famiglie che vanno avanti da secoli, scontri tra un samurai di un clan e un altro samurai di un altro clan perché tu hai osato guardare male una donna del mio clan, quindi ti meriti di essere sfidato a duello e il primo che muore muore. Cose di questo genere. L'onore è estremamente importante, ma l'onore deve essere percepito in questa accezione. Un conto è l'onore che avete scritto sulla scheda, che è l'onore con cui vi percepite all'inizio voi. E un conto è l'onore che dimostrate in giro. Il vostro onore sulla scheda potrebbe diminuire o aumentare, anche se l'onore percepito dagli altri non necessariamente corrisponde. Quello, infatti, è lo status, che corrisponde più o meno a quanto siete riusciti a scalare la gerarchia del. Quindi puoi avere onore bassissimo, ma avere uno status molto alto, se te la sei giocata sempre da solo. O al contrario, avere un onore altissimo, ma lo status perché non status magari, oppure perché non sei molto bravo o perché bravo. Sei pessimo a fare le cose di corte, quindi non sarai mai in grado di rispondere ad esempio a una cosa buttata lì che ti fa sembrare un buzzurro, però sei la persona più onorevole del mondo che sacrificheresti la tua vita pur di salvare anche solo un'altra persona, eccetera eccetera eccetera. L'onore è talmente importante che c'è tutta una modalità di duelli per risolvere le dispute, che in genere vengono fatti al primo sangue, quindi si cerca di non uccidere l'avversario a meno che non sia una faida appunto che va avanti da generazioni, che può essere risolta solo con la morte di qualcuno. Ma visto che nella storia non ci sono dei casi col fantasy, veramente, ma a un duello è sempre il duello quello alla spada tutto quanto, o se uno sfida me io posso dargli fuoco? Allora, se è un duello rituale, no, vi dovete mettere d'accordo prima su come viene. E perdo onore se io gli dico: io non sono un bravo spadaccino, ma parlo con gli spiriti. Quindi combattiamo con gli spiriti. No, in quel caso puoi scegliere un guerriero che combatta al posto tuo, o lui può scegliere uno Shugenja che combatta al posto suo. E il combattimento degli spiriti è tipo quello. Esatto. Come Cross of Chinatown. Se invece qualcuno ti assalisse, ad esempio, per strada, lo puoi dar fuoco tranquillamente. Anzi, è anche difficile che qualcuno ti faccia un'imboscata, a meno che non siano dei ninja, dei ronin, che sono i samurai senza padrone che fanno i lavori da mercenario o da bandito. E anche perché alle persone comuni non è concesso portare armi. Un samurai ha tutto il diritto di uccidere per sue bizze un popolano, se è un popolano. Se è un altro samurai, no. Ok. Però, d'altro canto, il compito principale dei samurai è servire e proteggere. Quindi andare in giro a uccidere indiscriminatamente i passanti perché ti stanno sulle palle. Però tutti i cartoni sui samurai mi hanno insegnato che in realtà si possono uccidere un sacco di popolani. Certo, il problema è riuscire a giustificare le proprie azioni. Finché sei in grado di giustificarle, nessuno tendenzialmente ti dirà niente. Chiaro, poi magari trovi i popolani che mentre dormi in una taverna ti sgozzano nel sonno. Chiaro. Altre cose importanti, come dicevo prima, l'etichetta, appunto, dato che il come vieni percepito dagli altri è estremamente importante. L'etichetta è altrettanto importante. Alcune cose che vi dico adesso e spero che vi ricorderete in futuro, se no farete dei tiri di etichetta che tu non l'hai presa. No. No, nessuno di voi ce l'ha, quindi ricordatevele quando ve le dico. Per ora non ce l'abbiamo. Beh, puoi tirare uguale se non ce l'hai. Non sì. Hai vantaggio, no? Sì, hai un po' di svantaggi, però puoi fare lo come stesso un po' tiro. Di svantaggi? Non è il tiro base? È un tiro base... Con delle penalità? Perché sì. Se no ci metto un punto. Sì, hai delle penalità. A fare i tiri senza skill hai delle penalità. Tolgo uno in battaglia e mi prendo
Comunque c'è il bellissimo tatuaggio di Maratona. Che praticamente se lo attivi. E visto che c'è un altro punto gratis, c'è un altro punto gratis perché ho tolto due, un'altra che può servire sempre inerente a etichetta. Perché io, Robè, non so una mazza di queste cose qui. E quindi ti chiederò spesso. Esatto. Io non lo so, ma immagino che il mio PG lo sappia, quindi che tiro? Esatto, te lo dico subito. Un'altra cosa che potrebbe servirti per queste cose è Cortigiano, ecco come si chiamava. Cortigiano? Sì. Che praticamente è la difesa sociale. Ok. La difesa sociale. Bello come termine. Quando cercano di attaccarti socialmente, tu ti difendi da Cortigiano. Ok. O con veleno, però. O col veleno dopo. Quello dopo. Alcune cose importanti, dato che viaggerete un po' nell'avventura, almeno all'inizio, le cose importanti da sapere sul viaggio sono che a un samurai lungo la strada è tutto dovuto. Non pagherete le taverne, non pagherete da mangiare nelle taverne, non pagherete da dormire nelle taverne. Ma tra di noi? Tra di voi, ve lo dico dopo, siete comunque tutti samurai. Ok, però in teoria il mio clan è un clan vassallo di quello di Manto. Sì. Quindi in teoria io devo trattarlo... Non necessariamente, perché è vero che il tuo clan è un vassallo della Mantide, ma è anche vero che il tuo status all'interno del tuo clan è pari allo status del personaggio di Manto all'interno del suo clan. Quindi siete di pari livello sociale. Mm-hmm. Nessuno dei due è il super nobile del clan. Ok. Viaggiare appunto è molto lento perché non ci sono cavalli. Un cavallo costa un'infinità che nessuno di voi in questo momento si può permettere, nemmeno con 3 Koku o 5 Koku. Sì, costano tantissimo. E il clan dell'unicorno sopravvive solo grazie a questo, al momento. Cioè, non è che... io c'ho il tatuaggio della Mantide, ho il tatuaggio del mille piedi, che me ne frega. Vabbè, è velocissimo. Vabbè, da solo. Per cento del movimento del mio anello dell'acqua. Vabbè, da solo. Perché non posso correre all'infinito, quindi poi svengo per 12 ore. Però, e là ti recuperiamo. Tu corri, stai 12 ore da solo agli elementi e attacco dei banditi. Esatto. E poi in 12 ore noi ti raggiungiamo. Ottimo, è bellissimo. Mi sembra utilissimo. Beh, se devi consegnare un messaggio in fretta. Quando entrate nei villaggi dei popolani, sti cazzi, decidete che qualcuno vi ospiterà e qualcuno vi ospiterà. Ma quando arrivate tipo in un villaggio, una città più grossa dove c'è un altro samurai, un altro daimyo, l'etichetta richiede ad esempio che voi andiate a fare visita, a presentarvi a dire chi siete, perché siete qua e dove state andando, se vampiri siete col principe. Esatto. È anche d'uso fare un regalo. Il regalo viene ritualmente rifiutato due volte e poi accettato una terza volta. Se ve lo accettano subito vuol dire che vi reputano delle cacche. Perché vuol dire, no, perché vuol dire che non siete nemmeno degni della loro attenzione. Quindi sì, lo accetto. Ok. Non offrirlo due volte allo stesso tempo è un segno di non ritenere l'altra persona abbastanza degna di perderci del tempo. Sulla ritualità della cosa, su quelle mena fregnacce. Sono le fregnacce. Allo stesso modo è un po' tipo lo chiami tu tre squilli, tre messaggi, esatto. Aspetti due giorni, quelle esatto, cose lì, quelle cose lì. Allo stesso modo il lasciare... Però non finiscono a Catania di solito i messaggi. Beh, probabilmente... a Catania sociali ti difendi quell'influencer lì con i follower. E mi lancio un assist perché non finiscono a Catania lo stesso, dato che nessuno all'interno della casa del samurai, nemmeno il padrone di casa, tiene le armi vicine. Viene sempre chiesto di lasciare le armi all'ingresso, alle guardie, e nessuno tiene delle armi addosso. In alcuni casi magari viene concesso per delle situazioni particolari, perché magari la guardia bene, del eccetera, tizio eccetera, di casa, o perché siete molto amici della persona, o sotto assedi. Però anche lì, ad esempio, decidere da che parte mettete la spada può essere importante. Questo poi me lo puoi chiedere con etichetta, perché ad esempio se la tieni a sinistra, che è il lato da cui è più difficile estrarre la spada, vuol dire che ti fidi dell'altra persona. Se la metti dal lato in cui è più facile estrarre la spada, allora... Nessuno non sa se sono mancino o no? Lì è un tuo... Te la puoi giocare. Ero mancino dall'inizio, esatto. Ok. E invece, no, scusate, su quella lì dei regali, ad esempio, i rifiuti sono... No, dai, non posso accettarlo, grazie, oppure...
No, no, il rifiuto è non posso accettare questo okay. regalo perché non mi ritengo abbastanza onorevole. Per quindi lo capisci se non lo vogliono accettare veramente? Sì. Esatto. È la fregnaccia, pago io, no, offro io, ti fai il portafoglio, ok. Pago il caffè. Che altro? Cose che vi potrebbero sapere in tempi brevi. Matrimoni. I matrimoni per amore non vengono fatti tra samurai. Sono un sempre... difetto poi il per amore. Esatto, infatti è un difetto. Perché i matrimoni vengono sempre fatti dai genitori, decisi dai genitori, e sono delle cose a tavolino per la successione. Come è vista l'omosessualità? Finché sei sposato, poi fai quello che vuoi. Basta che ti sposi e che fai un figlio, poi... Ma fa scalpore? No, perché no, ci sei, c'è particolarmente. Okay. Cioè, non lo faresti... Dire non mi sposo perché... Non lo faresti pubblicamente, magari, di tenerti, tipo, che ne so, per mano e di baciarti? Chiaro, ok. Però tutti potrebbero sapere che hai un uomo nella tua vita e un po' tipo Tyrell. Esatto. Finché te fai la regina e fai l'erede, poi fa di puoi disparte fare quello che ti pare. Non in pubblico, ma fai quello che vuoi. Nessuno verrà a cercarti a casa a darti fuoco a casa perché sei gay. I funerali vengono fatti tutti nello stesso modo. Non importa se sono più aperti dei leghisti, non importa se per popolani, nobili, tutti vengono gestiti nello stesso modo e tutti vengono bruciati per evitare che la corruzione si espanda, che gli spiriti dei morti tornino in vita. Tutti i cadaveri vanno bruciati entro 4 giorni dalla morte. Poi i samurai hanno la veglia funebre con le preghiere, la guardia armata che brucia le pergamene. Con i tizi che non possono dormire tutta la notte, esatto. I parenti stretti devono star lì. Magari un popolano no, però comunque il suo cadavere verrà bruciato. La religione è un po' anche quella molto alla giapponese, per cui ci sono svariate filosofie all'interno e tutte vanno bene finché ti fanno comodo, con la differenza che... ci sono le prove di fatto che ci sono le idee. Esatto, come tipo il chierico di D&D. Dice ok, sì, belle preghiere, però lui veramente prega e lancia raggi dalle mani. All'interno della religione di Rokugan infatti ci sono da una parte i monaci che hanno poca attenzione per gli dèi in quanto tali, ma molto rispetto per il Tao di Shinsei, che è stato uno dei primi monaci e che ha tutta una sua filosofia su come vivere la vita. Però che loro cos'è, lanciano il vuoto, gli incantesimi, che... hanno in tatuaggi magici. Sì, esatto. Quindi come la vedono uno che lancia incantesimi? No, è una cosa normalissima e non è che io non ci credo, è che a me interessa di più questo. Ok. Ma lanciare l'incantesimo è comunque una cosa eccezionale. È una cosa abbastanza eccezionale perché ci vogliono anni di addestramento e di. E di soldi spesi. E di soldi spesi dalla famiglia per permettersi di studiare. E ok, e lì se ti incontri con uno che magari è. Ci sono le rivalità anche tra gli anelli? Tra anelli, no, tra scuole. Sì, tra anelli nel senso io sono uno Shugenja illustre. Della terra con gli spiriti della terra. Ma il problema non è che sei uno Shugenja della terra, il problema è che sei uno Shugenja della volpe. Ok. Chi ha qualche cosa con il clan della volpe, ad esempio, gli scorpioni, che sono uno dei clan più malvisti dell'impero, pur essendo uno dei più importanti, hanno spesso rivalità di questo tipo perché cercano di accumulare un sacco di conoscenza, mentre quelli della volpe è difficile che accumulino della conoscenza perché non gli interessa avere le conoscenze proibite, loro parlano con i cinguelli, con i fringuelli e i chip e chop, quindi va bene. Loro potrebbero avere qualche cosa da ridire su come tu gestisci gli spiriti. Potrebbero anche ritenere che tu non sia abbastanza rispettoso degli spiriti perché invece che parlare allo spirito della pietra della montagna sacra parli con lo spirito della volpe che ci fa la cacca sopra. Queste rivalità, i vostri clan non hanno delle rivalità così eminenti con altri clan proprio da essere in aperta rottura, però le vostre singole famiglie potrebbero. E a proposito, inizio a darvi anche un incipit di quello che sarà poi l'avventura, la prossima puntata. Il vostro gruppo, di cui ormai ne rimangono 5, era prima un gruppo di 8 samurai, che erano stati scelti dai rispettivi daimyo per fungere
da forza di pace all'interno di dispute tra i rispettivi clan. A tal proposito, avete viaggiato avanti e indietro tra i diversi shogunati, non shogun perché ce n'è uno solo, però tra i diversi daimyo, proprio per fungere da paceri, fare delle investigazioni su quelli che non si capiva cosa fosse successo, avete combattuto insieme svariate volte, fino a che due dei membri del vostro gruppo, che venivano chiamati gli Okami, perché erano i lupi, avevate scelto il lupo come simbolo che non appartenesse a nessun clan che vi rappresentasse, due di loro si sono sfidati a duello e uno di loro è morto. In quel momento il vostro gruppo si è un po' sciolto e vi siete persi di vista, siete tornati ai vostri rispettivi clan, chi con un po' di dispiacere, chi con un po' di sollievo perché poteva tornare a casa dalla sua famiglia, però siete tornati tutti a casa e non avete sentito nulla degli altri per 5 anni. La puntata si aprirà con ciascuno di voi che riceve una tavoletta di legno con un io vado in guerra al posto di mio padre, ah no scusa quello con il simbolo del lupo, quindi del vostro gruppo, una data e un luogo da raggiungere entro quella data. E non c'è scritto nient'altro. Ok. Per viaggiare all'interno... Io possiamo decidere anche di non andarci, perché non sappiamo chi l'ha mandato. Per viaggiare all'interno dell'impero vi servono documenti, quindi se volete effettivamente non andare... Ditemelo adesso e fate un altro personaggio perché allora non ha senso. Okay. Esatto. Ok, non vado, ma con l'altro personaggio Kitsune del coso ci vado. Ok, allora rifai un personaggio uguale. Ok, l'ho rifatto. Ok. E poi puoi decidere anche di tornare indietro una volta che scopri che cos'è. Però tanto vieni mandato dal tuo. No, perché il mio fratello gemello ha rifiutato, quindi sono andato io. E quindi niente, inizierà con il vostro arrivo in questo posto. Okay. Che è nello shogunato, però. Sì, è sempre all'interno dell'impero. Okay. Non è nelle terre d'ombra. Non è nelle terre d'ombra, no, è verso il nord dell'impero, dove c'è il clan dei leoni. Mm-hmm. Poi vedremo chi sa dove sta andando esattamente in base alle abilità che avete scelto nel frattempo, chi va alla cieca, chi chiede agli spiriti, chi magari prova ad andare da un divinatore e farsi rivelare qualche cosa, eccetera, eccetera. Okay. Eccetera. Però l'importante quindi è che innanzitutto vi conoscete bene e quindi ho già girato insieme. Vi potete rivolgere tra di voi solo per nome, senza evitando tutto il tutte le formalità. Le formalità, situazione. Mettendo il Sana alla fine del nome, il Sama, Dono, eccetera, eccetera. Conoscendovi bene vi riconoscete senza dover ma vedi una persona non sai chi è. No, vi riconoscete. Non sono attenzione, io ho visto che parlerò in terza persona e il mio nome sarà Kitsune. Kitsune. Che cosa avevano in mente i tuoi genitori? No, lui c'ha un nome suo, okay. Però c'ha questo piccolo difetto, okay. Che parla in terza persona e quindi c'è Kitsune, d'accordo. Che potrebbe essere la famiglia o lui. Ah, perfetto. E i due che si sono sfidati e che sono di cui uno è morto erano uno della cicogna e uno dello scorpione. No, era la rana e lo scorpione. Cicogna e scorpione sono sempre stati in disaccordo e si vedono come acerrimi nemici in generale. Solo perché la cicogna è invidiosa del pungiglione. Loro due erano andati d'accordo, si sono sfidati a duello, ma è successo in un momento in cui vi eravate separati. Non sapete perché si siano sfidati a duello. Ma non ce l'hanno neanche detto. No, perché quando li avete ritrovati avete trovato il corpo del vostro amico dello scorpione morto e l'altro vostro compagno se n'era andato. Quindi non l'abbiamo più beccato poi. Quindi no. L'abbiamo infamato di brutto, tornando poi quei 5 anni. Vedete voi, comunque sì. il duello era stato ufficiale ed era stato... Ufficiale da chi? C'erano i testimoni.
Ah, ok, c'era gente. Sì, sì. Però non avete parlato con loro, non sapete perché si siano sfidati. Non abbiamo parlato con i testimoni. Sì, ma i testimoni non sanno perché si sono sfidati. Ok, però hanno detto che è andato tutto in regola. Quello è stato fatto in regola, ah, okay, okay. No, pensavo che fossimo tornati e avessimo trovato uno morto e l'altro sparito. No, 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 no. Okay. Il duello è stato fatto in maniera ufficiale. C'erano dei testimoni che però hanno fatto i testimoni. Gli spiriti non mi hanno detto niente. Lo vedremo la prossima volta. Ricordamelo però. Ok. Ricordamelo. Comincia bene. E... sa che se non mi ricordo queste cose me le sono già dimenticato da 10 minuti. Il terzo membro mancante del vostro gruppo era, non sapete più che fine abbia fatto, un membro del clan della Felice. Un guerriero. Mancante in che senso? Che non si presenta adesso all'appuntamento o che non vediamo? Di cui non sapete nulla. Voi siete quattro, due sapete che uno è morto e l'altro se n'è andato da qualche parte. Però e con quello siamo tornati a casa tranquillamente, sì. Ci siamo salutati al crocevia, abbiamo detto bella, buona fortuna. Ci vediamo. Ok. Va bene. Questo è quanto. Figo, mi ispira. Vedo l'ora. Non credo che ci sia molto altro da dire in questo frangente, dovrebbe essere tutto a posto, poi come funzionano le regole nel dettaglio lo vediamo mentre giochiamo, perché la regola del lancia e tieni, secondo me all'inizio ci sarà un po' da segnarsi, ok, quando faccio questo ne lancio tre e ne tengo ok, quattro. Chiaro, ma come funziona? C'è un numero che ti dà un successo, sono a successi o a valore? No, sono a valore. Quindi io tiro 5 dadi, ne tengo 3. E devi superare la classe difficoltà. Ok, quindi è sempre più alti. A meno che tu non voglia fallire, sì. Ok, quindi è sempre più alti. Sì. Però e li sommi? Li sommi, sì, sì. Ah, cazzo, quindi un dado in più da tenere è abnorme. Eh sì, è per quello che ti costa così tanto avanzare negli anelli piuttosto che nelle abilità che non costano perché niente. Perché già 3 se ne lanci 15 ma ne devi tenere 2... Il risultato massimo che puoi ottenere sarà 20. Sempre per forza 20. No, ma mentre se ne tieni uno in più. Se ne lancio 3, ne tiro 3, posso fare 30. La parte come interessante posso far 3. Si bilancia comunque. Mentre con 15 e 2 è impossibile fare 3. Esatto. A meno che non sia un tiro dei miei. Esatto. Però è impossibile. Cioè, se ne lanci 5 o 6 dadi, hai più probabilità di fare tiri alti, sì, però esatto. Ne puoi tenere di meno. Sì, però se guarda, alla fine sarà come un po' tipo il vantaggio di D&D, che alla fine tu dici, oh, il vantaggio è enorme, tradotto è un più 5 meno 5, il vantaggio e svantaggio, quindi... Sì, più o meno. Sì, e qua avranno fatto dei calcoli del genere, cioè se tu tiri 5 dadi e ne tieni 2, la tua media sarà di un certo tipo, se hai 10 dadi e ne tiri 3 dadi e ne tiri 3, cioè avrai un range diverso. Senza okay. Dubbio. Però bisogna vedere tirando. Sì. Cercheremo di essere abbastanza seri con questo gioco, anche perché il gioco si presta molto ad essere serio. Eh sì. E ci saranno... Ma si picchia? Allora, il grado di letalità lo tengo da manuale. Ci sono delle regole nel manuale che ti dicono se vuoi allungare i combattimenti e renderli più... No, ma dico si picchia, nel senso è previsto, cioè è chiaro, non magari nella tipo tredicesima era, se non metti almeno 2 combattimenti a sessioni... È inutile perché stai giocando una giocare, roba. No, qua è anzi... D&D o augura... meno? No, molto meno. È augurabile meno, anche non combattere. Ok. Nel senso che voi potete anche scegliere di combattere, ma è anche molto facile morire. Ok, però andando in giro a esplorare ci saranno occasioni di combattimento. Sì, sì, però l'affrontare il combattimento alla D&D dicendo vabbè, sono in 5, ne siamo in 5, no, okay, vediamo... No, ok, dico non che non mi vada bene, ma era per dire... Quindi è più tendente alla campagna politica o una via di mezzo? No, è una via di mezzo, non sarà una roba solo politica, anche perché sennò il clan del granchio non l'avremmo nemmeno tirato in ballo, perché sarebbe solo un peso. Basta, okay. Sarebbe solo un peso. È come giocare un barbaro in una campagna politica. Esatto, non avrebbe nessun senso. Intimidire. Sei a corte, intimidisco Adamo, ma ti ha chiesto di ballare, la intimidisco. Vado in ira, ballo in ira con la principessa. Sei bello rock acrobatico. Scherzi, poi tu pigli metà danni, lei no, però. Se ti sale su un piede perché non è capace, non ti fa niente. Ottimo. Però pensavo proprio a quello. Però no, non sarà quel tipo di gioco e tanto se ti sale sul piede ogni turno e ti fa un danno, rimani anche in ira.
anche se non hai è una polpetta alla fine. Che dire? Che dire? Ci vorrà un po' per fare la scheda. Perché c'è un bordello di cose. Ci vorrà un po' per fare la scheda. Ma adesso noi. Abbiamo una settimana, dai. Noi chiudiamo, vediamo le ultime cose che tanto riguardano solo leggere il manuale. Ci vediamo settimana prossima con la prima puntata che si chiamerà Otodake. La settimana prossima.